Grazie, Blair, per avermi fatta venire qui. Ma figurati, Sky. Insomma, ti ho sentita così sconvolta al telefono. Ma sarà mica per la storia del gemellaggio, dai. Blair, ci ho riflettuto. E guardaci, Blair. Non noti nulla di strano in me e in te. Sinceramente, non so di che cosa tu stia parlando, Sky. Noi due siamo più simili di quanto pensassimo, Blair. Guarda, alzati. Ok. Sky, che cosa hai in mente? Guarda come siamo vestite. Entrambe portiamo stivaletti dai colori bianco e nero con calzoncini sopra il ginocchio. Entrambe abbiamo una gonna, ok? La tua è più bella, vistosa e ricca. Ma anch'io ho una gonna! E poi questa! La collana che mi ha regalato Brian. Mentre provavo l'abito da sposa, Blair, tu hai la stessa collana! Beh, più o meno sono simili. Simili? Sono quasi uguali, Blair te l'ha regalata Brian. Beh, a dir la verità, sì. Ma mi piace, ti dà fastidio se la tengo? No, non mi dà fastidio, Blair, ma questo significa che io mi sto trasformando in te! Oh, no! Sky, sei semplicemente fuori di te. Ma che cosa stai dicendo? Tu ti stai trasformando in me solo perché Brian ci ha regalato una collana simile. Penso gli piaccia il modello. Ormai non è più questione della collana, Blair. Il fatto è che io e te siamo così simili. Che mi accadrà la stessa cosa che è accaduta a te, Blair? Continuo a non capire. Ma come, Blair? Io ti ho portato via il ragazzo, Brian! Significa che quella ragazza francese mi porterà via Brian! Mi capiterà la stessa cosa che io ho fatto a te, Blair! Il mio tesoruccio amoruccio cadrà tra le braccia di quella bella francese! Sky, non è così! Oh, dai, rifletti! L'amore tuo e di Brian è vero amore. Quello mio e di Brian non era proprio così, insomma. A pensarci, beh... Io e lui non avevamo nulla in comune. Mentre tu e Brian sono sicura che avrete molte cose in comune. Fammici pensare, non ne abbiamo tante. Insomma, ci è piaciuto andare via col camper, ma poi che cos'altro abbiamo in comune? Non riesco a trovare nient'altro, Blair. Ti ho detto, mi sto trasformando in te. Qualcuno mi porterà via Brian, proprio come è successo a te, Blair. È una catastrofe, io non voglio perderlo. Ma tu, perché ti sei arresa così immediatamente? Non hai fatto nulla per cercare di tenerti Brian. Me l'hai ceduto così, senza lottare. Com'è possibile? Ti prego, dimmi che hai fatto qualcosa per tenerti Brian, perché io ora ne ho bisogno. E magari tu, visto che ci sei già passata, puoi svelarmi i tuoi trucchi. Potrei mettere in atto ciò che tu hai già provato, no? No, non te lo consiglio, Sì, le ho provate tutte per tenermi Brian e non ne vado fiera. Era Sky. Lo sapevo che avevi lottato, Blair. Ti prego, svelami questi segreti. Ne ho bisogno, non posso perderlo. Magari a me andrà meglio che a te. Sky, no. Ci sono cose a cui non bisogna cedere. Tu devi continuare a credere nel tuo amore. Questo è quello che conta. Io ho usato mezzi riprovevoli. Mi vergogno di me stessa e di ciò che ho fatto. Perciò... No, non voglio che anche tu commetta lo stesso errore, Sky. Si direbbe che tu abbia tentato qualcosa di oscuro. Di la verità. È stato qualcosa di oscuro. Ma me ne sono pentita subito, Sky. Ho capito. Hai usato un incantesimo. Blair, andiamo, sei un genio. Ora noi andiamo da Emily. Vedrai, mi aiuterà a tenermi Brian, il mio tesoruccio amoruccio. Veramente, ti ho detto il contrario, di non fare nulla. Questa visita non me l'aspettavo. Sarà Norman. Ho capito, vado a nascondermi. Immagino non vorrei farmi vedere ai tuoi amici. Già, bravo, non capirebbero. Arrivo! Sto arrivando! Sky e Blair, che cosa ci fate qui? Beh, accomodatevi. Scusa, Emily, se non ti abbiamo avvisata. Vieni qui, finto abbraccio in lontananza. Oh, Emily, devi aiutarmi. Sono distrutta. Come sei drammatica, Sky.
Cos'è successo? Beh, meglio se te lo spiega lei, ma io comunque non sono d'accordo. Gliel'ho già detto a Sky. Emily, mi sono trasformata in Blair, guardami! Ho anche la collana uguale alla sua! Ok, e quindi questo ti fa stare male? È convinta che siccome io e lei siamo simili, accadrà la stessa sorte che è accaduta a me, ossia che perderà Brian. Le ho detto che non è possibile perché loro è vero amore. Ma non mi ascolta. Ok, la piccola Sky è andata in tilt. Le capita. Di rado, ma le capita. No, Emily, non prendermi in giro. Sto per perdere il mio tesoruccio amoruccio per colpa di una francese. Sky, calma. Non perderai nessuno, smettila. È ciò che le ho detto, ma si è messa in testa di voler fare un incantesimo. Io non credo in queste cose. Ehi, ma se hai detto che hai usato anche tu questi metodi? Mi hai presa in giro? No, veramente il mio era un metodo un po' più scientifico. Beh, comunque, senti, non bisogna fare certe cose. L'amore vince su tutto, non può essere controllato. Questo io l'ho imparato, a mie spese. Beh, e anche un po' tue, a dir la verità. Ma non sono pronta a rivelare questa cosa, per favore. Non voglio aggiungere altro. Beh, rispetto la tua privacy, non ti chiederò che cosa hai fatto. Ma io ho bisogno di un incantesimo. Devo tenere alla larga quella ragazza francese dal mio tesoruccio. Non hai qualcosa, Emily, che faccia il caso mio? Beh, ho molti incantesimi al riguardo. C'è solo l'imbarazzo della scelta. E vai, lo sapevo! Aspetta a gioire, mia cara. Gli incantesimi d'amore sono i più pericolosi. Che cosa vuol dire pericoloso? Non è solo un incantesimo, perché dovrebbe essere pericoloso? Perché tutto ha un prezzo, Sky. Soprattutto quando si tratta di amore. E il prezzo potrebbe non piacerti. Ma c'è sempre un prezzo da pagare. Fammi riflettere. C'è un prezzo da pagare? Ok, mi pare sensato. Potrebbe non piacermi. Però non è sicuro che non mi piacerà. Ok, ci sto, mi hai convinta! Sky, no, hai sentito cosa ha detto? C'è un prezzo da pagare. E potrebbe non piacerti. Mi spiace, Sky, io non ti permetterò di fare una cosa del genere e di rovinare il tuo amore con Brian. Non te lo lascerò fare. Come sei generosa, Blair. In fondo, non pensavo volessi aiutare Sky. Ecco lei che ti ha portato via Brian. Ed ora tu sei disposta ad aiutarla. Ma certo. Io ora sto con Norman. E poi la storia con Brian, dovevo saperlo dall'inizio. Non era una storia per me. Eravamo troppo diversi e è giusto che sia finita così. Io sono felice che lui sia felice con Sky. E non permetterò a Sky di rovinare tutto. Caspita, brava. Oh, ma Blair, allora come faccio a tenermelo? Te lo dico io, come farai, Sky? Tu ora sei solo impaurita e accecata dalla gelosia. È questo che si prova quando si è gelosi, non l'ho mai provato in vita mia. Ora sai che cosa si prova ad aver paura a perdere qualcuno. Qualcuno che ami più di te stessa. Ok, quindi, Sky, tu hai solo paura. Ma devi fare... Come si può dire? Un atto di fede. Un atto di fede. Sì, devi solo credere in te e Brian e nel vostro amore. Niente trucchetti, incantesimi o giochetti. Credi solo in voi due. E vedrai, andrà tutto bene. Blair! Mi hai emozionata con questo discorso. È vero, non mi servono incantesimi. Devo solo credere... Nel mio tesoruccio amoruccio! Ma che cosa mi era successo? Perché avevo smesso di credere? Blair, andiamo! Grazie, Emily, è stato un piacere. Ciao! Aspettami! Né così a Blair interessa veramente l'amore di Sky e Brian. Puoi uscire? Se ne sono andate. Pensavo non se ne andassero mai più. E così la ragazza di mio fratello teme di perderlo. Ehi, quella è la mia migliore amica. Non parlare male di lei. Ehi, non ho parlato male di lei. Ho solo detto che ha dei problemi con mio fratello. Sì, ma non devi esserne felice, perché lei è una mia amica e se soffre sto male anch'io. Ma sono anch'io un tuo amico, no? Sì,
Lo sei, ma non avvicinarti troppo. D'accordo, però mi piace passare il mio tempo con te, poi sei la mia unica amica qui. Mi odiano tutti. So che cosa vuol dire sentirsi soli, perciò puoi venire da me tutte le volte che vuoi. Solo non farmene pentire. Sarei anche più felice se non mi nascondessi ai tuoi amici. Lo so, è una brutta cosa quella che sto facendo, ma mi ci vuole del tempo per metabolizzare che io e te siamo amici. Oh, tesoruccio amoruccio, ero così preoccupata per la tua ragazza francese. Non hai idea, sono andata fuori di testa. Che cosa? E perché Sky? Perché lei è identica a te. Insomma, lei ha più cose in comune con te di quante ne abbiamo io e te. E quindi, io mi sto trasformando in Blair. Ho paura che lei ti porti via da me come ho fatto io con Blair. E poi, guarda, io e Blair abbiamo la stessa collana. Oh, scusa, ti ho regalato la stessa collana, ma... Sei offesa perché ti ho regalato la stessa collana che ho regalato a Blair? Ma no, certo che no! Si vede che ti piaceva il modello, come ha detto Blair! Sono preoccupata perché mi sto trasformando in lei! Io e Blair siamo più simili di quanto pensassi! Ma non ti stai trasformando in Blair, ma cosa dici? Ad ogni modo, non pensiamoci. Blair mi ha fatta ragionare, quindi non farò nessun incantesimo d'amore su di te o su quella ragazza francese. Mi limiterò a credere nel nostro amore, tesoruccio amoruccio. Brava, almeno ti ha fatta ragionare. Ma ora, Brian, io e te andiamo a fare skate. Che cosa? Non dovevamo passare la giornata qui da te? No, tesoruccio amoruccio, io e te ora ci scateneremo con lo skate. Ma dopo l'ultima volta pensavo non ti piacesse più di tanto. Però io sono contento. Mi è improvvisamente venuta una sfrenata passione per lo skate, non posso. Guarda, ne ho anche uno appeso qui in camera. Lo so, te l'ho appeso io, Sky. E allora cosa c'entra? Mi piace tantissimo! Ho una nuova passione, lo skate! E io e te oggi ci alleneremo! Ok, allora passo al garage. Prendo due skate e ti vengo a prendere, così facciamo un bel giretto con lo skate. Sì, non vedo l'ora, tesoruccio! È la mia passione più grande, lo skate! È appena nata in me questa passione! Zia, ti abbiamo sentita urlare! Allora? Si va sullo skate! Non mi sono dimenticata che devo insegnarti! No, Izzy, grazie davvero per lo sforzo, ma andrò io da sola con Brian! Devo assolutamente tenermelo stretto! Perciò devo provarle tutte, anche questa mia nuova passione per lo skate. D'accordo, non ci vuoi tra i piedi, in poche parole. Lo capisco. Nipotine, ho riflettuto sulla situazione mia e di Brian e il rischio di perderlo se non trovo delle passioni in comune con lui. E non posso rischiare. Delle passioni in comune con lui? Ah, che passioni ho in comune io con Sebastian? Lui ha molte passioni in comune con quella Cherry francese. Oh no, io e Sebastian non abbiamo nulla in comune. Cherry, male, malissimo, questo è un problema. Devi trovare qualcosa che vi appassiona entrambi, come io sto facendo con Brian. Ora mi sono buttata sullo skate, ma scoprirò altre sue passioni e le farò mie. Ma te le posso dire io le sue passioni? Adora anche costruire mini macchine da corsa. Fantastico, ho un'altra nuova passione, le mini macchine da corsa. Non sembra difficile come passione. È piuttosto divertente, a me piace tanto quando mi porta a far le cover in pista. Questa passione mi piace molto. Se vuoi, ti ci porto. Ti posso insegnare. Ok, ho già due passioni in comune con il mio tesoruccio amoruccio. Cherry, ti consiglio di darti una mossa se non vuoi perdere Sebastian. Zia, eppure la scorsa volta mi hai detto di non preoccuparmi di quella ragazza francese. Mi hai detto che devo fidarmi di Sebastian. Sì, devi fidarti di lui, ma devi fare anche qualcosa per tenertelo stretto, mia cara. Hai ragione. Ora chiamo Oops. Izzy, mi spiace, tu non mi sei d'aiuto e neanche Fresh. Voi due non avete il ragazzo. Che basso, bassissimo colpo. Grazie per ricordarmelo. Oh, ma aspetta, Charlie, aspetta che arrivino i francesi e ne riparliamo. Avrò l'imbarazzo della scelta. Ops, ho una cosa importante da chiederti. Ti disturbo? No, sono con Alec, ma... certo. Dimmi tutto. Me lo stai chiedendo davvero? Certo, Izzy, è una cosa importantissima. Allora, Ops, sono un po' preoccupata per la situazione mia e Sebastian.
Diciamo che io e lui non abbiamo molte cose in comune. Ma tu e Alec avete cose in comune? Dai, rassicurami, dimmi che anche tu non hai nulla in comune con Alec. Veramente io e Alec abbiamo molte cose in comune, Cherry. Oh, no, non mi dire. Ma sì, Cherry, io e Ops abbiamo tutto in comune. L'hai sentito? E cosa avresti in comune? Ma se tu adori la moda, lui no, non si veste neanche tanto bene. Grazie, forse questa è l'unica cosa che non abbiamo in comune. Cherry, comunque sei in viva voce. Vabbè, si sarà mica offeso, è la verità. Dai, ha sempre quel maglione, tutto sfilacciato. Comunque, ecco, io ed Alec giochiamo assieme a basket. Questa è la nostra passione in comune più grande. Poi, beh, i manga di sport, basket, calcio. Già, anche il calcio. Guardiamo sempre le partite, sia di calcio che di basket o baseball. E insomma, Cherry, ho più cose in comune con lui che con te, a dir la verità. Grazie, sei stata d'aiuto. Ciao! Ciao! Non ci posso credere. Ops ha mille cose in comune con Alec. E io zero con Sebastian. Easy, sono nei guai. La mia relazione è seriamente compromessa. Cherry, non fare così. Ora noi due ci mettiamo qui e pensiamo bene a che cosa hai in comune con Sebastian. Sono sicura che una cosa ne uscirà fuori, dai. Ok, proviamoci. Oh, wow, tesoruccio! Hai visto? Ce l'ho fatta! Abbiamo fatto un bel giretto, sullo skate. È stato bello. È stato fantastico, Sky. È bellissimo fare skate assieme. Oh, aspetta, chi è? È Annette. Annette? Sì, ciao. No, cara Annette. Questo era il mio momento. Non dovevi intervenire. C'era della magia tra me e Brian. Ho faticato tanto per arrivare fin qui con lo skate. E non ti permetto di rubarmi il momento e la scena. Sta a vedere. C'è proprio una discesa fantastica. Prenderò velocità. Andrò come un missile. Brian, guarda, mi lancio dalla discesa. Sky, no, sei impazzita. Ti farai male. Sky, ma cosa ti è saltato in mente? Meno male che non ti sei rotta nulla. Ma come facevo a sapere che lì c'era un bidone della spazzatura? Mi ci sono schiantata contro. Ma non devi fare quelle discese, sei ancora una principiante con lo skate. Uffa, volevo attirare la tua attenzione, invece mi sono slogata una caviglia, mi fa malissimo. Puoi continuare a massaggiare i piedi, dai. Sky, non devi fare queste cose. Potevi sul serio romperti una gamba. Ma tu stavi parlando con quella Annette. Ora si chiama Annette. Sì, mi stava dicendo che ha comprato una nuova felpa e voleva mostrarmela. Ma sono corso da te, Sky. Ah, tesoruccio, tu mi lascerai per Annette. Lo so, è così triste pensare di perderti. Sky, io non ti lascerò per Annette. Cosa stai dicendo? Beh, prima avevi orecchi solo per lei. Stavamo facendo skate, lei ti ha chiamato e hai iniziato a parlare con lei. Sky, non è da te dire queste cose. Tu non sei così gelosa. Lo so, non mi riconosco più. Questa è Annette. È lei, ma spengo il telefono. Perché a me importa solo di te, Sky. No, sei il mio tesoruccio amoruccio. Ha ragione, Blair. Non devo dubitare del nostro amore.